Radio Radicale, siamo con Alfredo Bazzoli, del capogruppo del PD in Commissione Giustizia, per parlare delle polemiche sui subemendamenti che dovete presentare in commissione dopo che, insomma, il governo ha presentato i suoi emendamenti. Allora, che cosa è succe cosa sta succedendo? Oggi è intervenuta la Bartolozzi dicendo che a voi vanno dato 4 giorni e loro si sono presi 7 mesi per fare tutto quanto. Sì, la Bartolozzi si lamenta del fatto che il Presidente ha chiesto ai gruppi di una sorta di self-restraint, cioè di ridurre il numero di emendamenti Presidente della Commissione per Antoni. Presidente della Commissione, e ridurre il numero degli emendamenti da discutere, quindi segnalandone alcuni. E quindi la Bartolozzi, dal suo punto di vista, giustamente si lamenta perché lei ne ha presentati, credo, qualche centinaio e non vorrebbe ridurli. Credo però che, come si è fatto in passato in tanti altri provvedimenti, sia, diciamo, questa una misura, credo, opportuna per consentire una discussione vera su emendamenti, a parte che la riduzione in realtà è stata una riduzione abbastanza, elastica, nel senso che sono più di 700 gli emendamenti presentati e il Presidente ha proposto di ridurli a 250, quindi non mi pare che ci sia una compressione così grande della discussione in commissione e questo può consentire una discussione un pochino più vera sugli emendamenti, perché se no, se bisogna esaminare 700 emendamenti nei tempi utili a far arrivare il provvedimento in aula a fine marzo, come oggi è calendarizzato il provvedimento, vorrebbe dire dedicare 30 secondi emendamento, non ha molto senso. Quindi la riduzione serve a consentire una discussione un pochino più approfondita sugli emendamenti più importanti. Ma 4 giorni per presentarli? No, gli emendamenti sono già presentati, Dati. No, i subemendamenti. sono già presentati i subemendamenti, si tratta di segnalarli, quindi si tratta Ok. di individuare, ciascun gruppo deve individuare quelli che ritiene più significativi sui quali discutere. Non mi pare una cosa, insomma, si fa in tante circostanze, si è fatto in tante circostanze anche in Commissione Giustizia. I tempi che avete quali sono? I tempi sono abbastanza stretti perché ad oggi il provvedimento deve andare in aula a fine marzo. Noi sappiamo che abbiamo la necessità di concludere l'esame del provvedimento prima che vada al rinnovo il nuovo CSM, quindi che andrà a rinnovo all'inizio dell'estate. Quindi prima di allora dobbiamo concludere la riforma se vogliamo che il nuovo CSM venga eletto con un nuovo sistema elettorale, non con Certo, quello vecchio. ma dopo il referendum o prima? Non lo so, noi, diciamo, l'obiettivo è quello di riuscire ad arrivare in tempo utile per la nuova tornata elettorale CSM, non è quello di, diciamo, di anticipare o posticipare il referendum. Poi è chiaro che se arriviamo prima del referendum può anche essere che magari una parte del referendum vengano assorbiti dalla riforma, 2 o 3 punti potrebbero essere assorbiti dalla riforma, però questo, diciamo, Non è un vostro obiettivo dichiarato. no, non è quello, Non è assolutamente. quello. Oggi riuscite a fare qualcosa sull'ergastolo ostativo in settimana? In settimana dovremmo riuscire a farlo perché è in calendario d'aula e quindi se riusciamo a finire in tempo utile gli altri provvedimenti potremmo riuscire a farlo. Bene, grazie Alfredo Bazzoli.